Ernesto, non è venuto ancora! No, non è venuto ancora, Ernesto aiuta a sfigliare un caffè! Ah, già fai schiattare la gente, non fa spiaggia! No, ma Greta, che sta quando me la leggi, ma chi è? Si investo sto a lui! Ti passo, passo tu a Nanni, ma che... Ma che è successo? Nanna! Oh, boh, mi fanno pochi futtinga, sì! Ma perché non lo vai a fare con sordo, futting? Allora, ho futting, che ne sto facendo io? Che lo fanno tutti quanti i miei zavigli? Ah, dice futting, un attimo, futting! Per un attimo fai tutto su... Tu, tu per un attimo stiamo buscando, futting! Può stare di colaggine, ma che significa? Ma quando mai? Tutta sta gente che la mattina va a correre, si mette di tutto! Sti panzo, chiatta, chiatta, corno, si squagliano, fanno un chilometro! C'è TV e c'è tutto cosa sta pensando che hanno dimagrito 200-300 grammi poi arrivano la roba per un chilometro po e che faccio andare a sedere in parte ma sai quanto tempo sto facendo su fa? Quanto tempo stai facendo? 5 minuti e come ti avrò stamattina? Ma quando mai? È conosciuto il caso sistema tu devi fare come faccio io come io fa? Sto seguendo un corso di ginnastica in televisione tutte le mattine alle 6 mi soso a prima mattina prima di fare la colazione mi metto reggiseno e mutandina fuori al balcone spaparanzo la finestra mi faccio la prima ispirazione e comincio a fare una serie di esercizi che ti voglio far vedere facciamo però io tengo solo la mutandina perché quello che se non sai nuovo sai quando fai schifo ma che stai facendo? Ma non capisco proprio tu hai detto che per forza fatto sei da rimanere con la mutandina ma casa mia si rimane con la mutandina e ripeto mica qua e diamo c'è una casa tua ma a me che buono no fermino poco no ma se con un pacco ma quando comprensi chi da passa io ti volevo far vedere solo i movimenti. Ma ti fatto che a me mi ha avuto sto stomaco, che ti ha avuto andare a te. Poi tu a me non mi vedi, né che ha avuto andine né quello di sette, non ti preoccupare. Non mi vedi proprio, vai. Comunque vuoi fare questi esercizi per dimagrire? Sciogliti, alzati, sciogliti, forza. Allora, ti faccio vedere come si fanno. Prima di tutto si fanno degli esercizi di scioglimento. Stand up. Già stai stand up. Stand up in piedi, vabbè, ma già stai a dirti, non hai avevo pigliato per donne. Allora, senti, allora ascoltami. Devi metterti in questa posizione e fai un po' di esercizi di scioglimento. Fai up significa su. Cioè, mangia a sciogliere qua. No, è chiamo, però Leona non fa così. Allora. Fa presso a me, non ti preoccupa. Down significa come te. Comunque down significa giù. Up significa su. Su e giù. Fai... Allora io capito buono, siamo a mettere un po' di mano. Scendi giù. Quindi fai up and down, giù. Vai. Up. E non rimane così, però fammi sto piacere. Fai qualche altro movimento di scioglimento. Vai. Qualche altro movimento di scioglimento. Finalmente poi quando hai fatto 10 minuti di questo scioglimento, sai, 1, 2, 3 e 4 cominci con degli esercizi di step ok? Lo step si fa con una specie di scalino finto dove tu fai avere che sai esci ma lo su scalino metti a seggio qua tanti chilometri guarda a me già sei un po' gragondo perché sennò guarda a me però ho colpo. No, cosci, nana! Vabbè, ma è come mambarsi, guarda lo scalino. Fa, tu ha finito da pizza, tu quanti? Senti, guarda così, guarda, 1, 2, 1, 2. Questo si fa, i potenti, ma chi è? Si fa. Velocemente, velocemente, e dimagrisci, sto scuoio tutto quanto a panza, fa un presto. Sì, fai, forza. Vai, forza. Ma sei sicuro che si schiatta la panza? Non è mai... Uno, due. Ma che si sente male? Che è morto? No, ma che è? Facendo una stop! Ah, stop! Se fa che cazzo! Ma che è sta stop? Se fossi io facendo fare! Lo step! Ma la stop!
sto fatto una parola di chi va da bombara a una. Io la manzo, mangio. Anche questa sera c'è una masca stata forza. Stop i sordo in coppa. Don Erne. Stiamo facendo un poco di ginnastica, perché noi quest'anno dobbiamo affrontare, io e lui, la prova bikini. Ah, è ubbidire il vostro problema mattutino. Voi stamattina tenete un problema di come dimagrire. Io lo facesse dimagrire a bottega, avesse un culo a tutti i punti. Ma la parte a capo, i problemi che tengo stamattina, volesse che si pensasse voi steppe a stoppa, mannaggia, ma invece ci vanno in gomma. Guardate che vada, ma parne, i proprietari del rir, hanno mise in barca asciutta, hanno mise in barca asciutta. Che mi spiace, come ti guardano, ti fanno venire lo schifo, metti scuola e scena. Ma chi lo guardano, perché si qua, capite, coppa. Ma lui deborda. Ma insomma, questo è il vostro problema. Voi volete dimagrire? Sì. Va bene, io tengo un bel sistemino, ma ve lo faccio vedere. Gesù, e quando fa? Il problema tuo è qual è? Qual è il tuo problema? Che lo fa così, poi ci viene in gomma. Qual è il problema? Niente, io devo togliere un po' di panza. Lei sa da loro che te le vado. Io, niente. Io mi devo... Tu ti salva un po' che panza e a capo, perché tanto è inutile. Catena. Io mi devo Tu invece rassodare. Qual è il problema tuo? Rassodare. Deve fare le due uova sode qua. Tu ti vuoi rassodare? Oui. Fa quello che ti faccio io. Sì. Per te c'è un esercizio molto semplice, proprio che si chiama proprio per riassodare. Discutemi a Rop. Allora, sì, il tuo movimento è questo, guarda. Ma che sto fa? Ne fai 10 dritti, poi ne fai 10 acca. Come si chiama questo? 10 acca. Movimento del? Omar Nariel. Movimento del pescatore. Ah, pesca, perché mi pareva una cosa... infatti. Invece a lui per la pancia c'è il movimento del tergicristallo. Tu dovresti fare 10 così, guarda. 10 dritto. E 10 acca. Io come 10. Io voglio avere su movimento del tergicristallo, movimento del pescatore. Fammi vedere. Allora, fammi vedere. Cioè io sto così. Poi che devo fare? Devo mettere le mani avanti. Allora non ne capite niente. No. A capo. Così e così. Così. Ma questo che lo faccio? Lo davanti su lì. Ok? Allora, ma che capì? Tu non puoi fare che uno... Per aiutare, può pure cantare su Maranara... Perché se poi dipende... Capito, no? Quella è la musica. Fammi vedere tu se hai capito. No, forza. Terci cristalli. Sì. 10 a sinistra. Bravo. 10 a centro. 10 a testa. Ma che lei non cami. Bravo. Però aspetta. Io vi voglio aiutare perché così il movimento viene l'offio. Invece ci vuole l'attrezzo, io mi vado a pigliare gli attrezzi. Perché ce l'avete? Attrezzi? Su! Arrettino! Vado a pigliare gli attrezzi, ma vado a garbire a tutti e due. Dimagrimmo, veramente! Oh, vabbè, ma mazza! Dove fai due uomo soldi fa? Tu ti comprendere. No. Tu panzone, tu esci nella panza che quando vai a mare e fai l'uomo morto in coppa all'acqua, ma paro l'orca assassino. Tu vedi un bichino. E noi abbiamo pigliato gli attrezzi. Questo è per te. È un attrezzo. Chissà. E questo è per te. Dunque, ricapitoliamo, il tuo movimento dovrebbe essere questo. Avanti e indietro. Avanti. Su le varezze, a scopa. Il tuo movimento qual è? Ecco, quello lì così. Allora, forza. Tu fai in faccia lo specchio là, oi, che è sporco, che ieri mattina mi sono spicchiato e mi pareva un'ira. Invece eri, non sapevi più niente. E tu, oi, sotto mobile e sotto divano, che stanno palme, povera così, niente meno che tenimmo l'allevamento e soccolo là sotto. Andiamo belli, rendetevi utili e dimagrite. Guardate quanto è bella per dimagrire, ma voi sapete qual è il problema nostro? Le comodità, voi volete dimagrire, siete una tanta ranare per dimagrire, campo di magna, e invece vogliamo dimagrire, chi tambera, è semplice, l'uomo è macchina mia, camminiamo a piedi, a spese, non telefoniamo più a Salumire, chiamala a Fanuia, carica da 10 kg e basta a mano.
l'ascensore non si piace, che piano stai tu? Adesso via. Adesso fatte le 10 volte a pera con la spesa a mare, 30 piano giorno e vedi come ti magrisci. Tu invece di far portare la spesa a casa, la fa tu, posa la macchina, stai a pera, scrolliamoci di queste comodità, invece non no. Non ci capi. Cioè siamo fatte tutte cose, tutte palluce, o telecomanda, la televisione non si va a pizzare più, no, se non puoi telecomanda, o telecomanda per la piafnessa, o telecomanda per la piocessa. Ma perché uno si andava a muovere un po', ci stanno facendo che le pubblicità per televisione, che lo faccio con l'elettrone, con l'elettrone, non lo faccio, come si dice, che le cose non si appizzano per tutto male. E si divertisce. Metta di lì, perché l'elettrone ti ha bussato, ti metto per coppa la panza, poi ti assietto un coppo di mano, e vedi come se ne scende la panza, se sei fresco, tu vuoi che le cose, l'elettrone, metta di lì, metti il cappello, e vedi come ti riassodi, aspetta. Che avevo riassodato tutti e due, e le vado a rassodare il cervello tutti e due. Ah boh, uno non può muovere i movimenti, potessimo pure fare. Io non tengo tempo a palestra, perché mangio avrei telenovela io? Oi, e telenovela assettata, fracetata un coppo divano con la pacca sul divano. Anche questo è un paese che sono pieno così. In do parco allo Spegasim abbiamo organizzato un torneo che è creatura lo parco, un torneo a centro. E questa è una cosa intelligente. Stiamo cominciando già a dimagrire. Oh, ti stai muovendo. Ma che capito? Calcetta a 5 lo fate? No, ma che capito? Quale calcetta a 5? La parte no, della... la PlayStation con joystick, joystick. Guarda che cavolo, questo su ridere, gatti gatti. Guarda che già sapete, si può mettere i profili. Già sapete che è... L'animale, perciò oggi si muore di infarto perché non ci muoviamo più. Perché siete o grasso c'è poco, capito? Stiamo qua dei colesteroli, stiamo qua perché non c'è più movimento, troppo, voilà, facciamo movimento, io una proposta, una sola condizione me l'ha consigliato i papi che si stai dicendo, però proprio perché lui non ci crede a ste lettere, come movimento a me quello che mi piace è fare i ball, queste cose di movimento, senza la palestra qua, la cretina che si sale i ball che sono asciutto, l'aerobica, perché è bello, appenda! Ma appena io ti appennesso là sotto a te hai io. Ma no, ma a macca un maccarone, la maccarone. I maccarone, la maccarena, animale. Chi non mamma uno mi ha dato un manuale qua fuori, un manuale giapponese. Tu che lì sa papà di magri, un manuale, una bella caprarella qua, un coppa in spalla, ma capisciari. Sai che qui è un coppa, dirò come un manuale. Poi quando è brutta a combattere. Mi hai fatto niente. Quando è brutta andare a combattere l'ignoranza. Ma quale capito? Manuale giapponese, ma la natura qua fuori, ti uccidami. E tu conquisto, sono sicuramente andare non la unita che siamo geni a te sicuro, perché? Dici che è casa sua. Hai te non ti preoccupare, che conquisto sono veramente Kamasutra. Sai che è un Kamasutra? Come? Andare è un Kamasutra. Va a andare è lo Kamasutra. Non l'hai letto ancora, però chi mi ha giurato che sono veramente. Sì. Comunque questo manualetto qua, no? Tutti i movimenti che ci stanno a coppa, ti fai con mujer o con sorot, perché è ginnastica di gruppo. Giuno sì, te è meglio, con mujer, sorot e cainate tuoi. Ma non ti dà paura in un libro di lì non hai capito, ma perché io non l'avevo... Ma cazzo su veramente.